Un saluto a tutti, sono Natron e bentornati sul mio canale. Come potete vedere, abbiamo qua da fare l'unboxing di Cthulhu Death Medal. Finalmente sono riuscito ad acquistare, anche se più o meno è stato un regalo, un gioco sempre in ambientazione Cthulhu, quindi Lovecraft, diverso sia da Arkham Horror che da Eldritch Horror. E ho scelto questo perché proprio mi ha colpito in modo particolare per il suo gameplay. Vedete che la scatola è anche molto 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 grande. Questo appunto è il retro della scatola e ora andiamo a vedere appunto il contenuto. Ed è anche parecchio pesa, eh? Ed è anche parecchio pesa. Ora vediamo di non riuscire a rovinare. Niente. È un bel... Mi ha colpito perché è qualcosa di diverso rispetto, diciamo, ai soliti giochi d'ambientazione lovecraftiana. Ossia, non siamo i soliti classici investigatori che devono investigare sui misteri, no? Appunto per riuscire a bloccare, a impedire che venga evocato il grande antico, ma qua il rituale è già quasi completo, quindi dobbiamo semplicemente entrare ad armi spianate, essendo anche degli investigatori che hanno già avuto a che fare con gli orrori cosmici dei grandi antichi. Entrare ad armi spianate nel luogo del rituale e uccidere chiunque si pari davanti, compreso il signor Cthulhu qua. Quindi ora sono contento. Allora, abbiamo gli investigatori con la loro plancia, allora, scusate un po' il riflesso, magari non dovevo, ma è tutto nuovo. E qua c'è la storia, sorella Beth, cioè, è bellissimo, con le plance dei giocatori. Abbiamo il manuale, bellissimo, il regolamento che non deve essere nemmeno complesso, sono poche pagine anche, sono 19 pagine, sono veramente poche, poche pagine, formato grande, quindi scritto veramente molto grande, con molti esempi di, anzi forse se mi metto qua è meglio, con molti esempi, questo è un po' di gioco, quindi veramente molto bello il vampiro del fuoco, bellissimo. Oh, poi cosa abbiamo? Vediamo un po'. Abbiamo questo cos'è? Ah sì, la plancia ovviamente dove ci va il grande antico che avanza. E qua poi abbiamo le schede appunto dello scenario con i mostri dell'episodio, perché appunto questo è un gioco che va ad episodi. Tile. Comunque, abbastanza. Tile ovviamente della mappa, sono abbastanza grandi. No, oddio, queste sono piccole. Queste stanze qua sono veramente piccole, però ne abbiamo di parecchie grandi, molto molto belle. Mi piace. Oh, poi abbiamo le carte trauma, o per meglio dire, vedendo in termini di Eldritch Horror, le carte tipo ferite, della sanità mentale, appunto, tipo abbiamo la codipendenza, appunto questa carta qua. Che bellezza. Allora, fermi, fermi. Allora, questi sono gli episodi del gioco, ok? Questo gioco, questa è la prima stagione, va ad episodi. Non è un gioco legacy, quindi uno può tranquillamente prendere un episodio tipo questo, che è La Marea Maledetta, vedete, stagione 1, episodio 5, ed indietro c'è tutto l'occorrente per giocare, quindi i mostri, le carte miti, la mappa, la carta che indica la missione con la mappa da creare, sono tutti qua dentro, veramente un'ottima cosa perché finalmente rispetto alla Fantasy Flight abbiamo un'organizzazione perfetta, degna della Camon, degna della Culmin or Not. Madonna, allora fermi che non so dove cominciare. Allora, qua
Abbiamo i due grandi antichi, Cthulhu, porca miseria, e Pastur, il re in giallo, che ora mi faccio un attimo dire il retro, ovviamente c'è solo i due grandi antichi presenti all'interno di questa prima edizione, voglio solo aprire la scatola di Cthulhu per vedere che cosa, se riesco, che cosa nasconde. Abbiamo delle carte, abbiamo le carte miti da aggiungere a quelle dello scenario, i vari stage da eliminare di Cthulhu, quindi con i vari effetti appunto quando entra in gioco. Abbiamo poi vari segnalini relativi ovviamente al grande antico. Calmi qua. Verrà un video un po' lungo, ma cioè, se riesco a prenderlo magari. Ah, addirittura con lo scotch attaccato, eh? Quindi bisogna riuscire a tagliare con lo scotch. Che bellezza di. Allora, questa dovrebbe essere una, porca miseria, progenie stellari. Cioè, guardate la bellezza di questa miniatura, degna di tutte le miniature della Camon, della Cool Minor Not. Ovviamente la Camon è colei che ha creato la famosissima serie Zombicide. Questa è una prole stellare, bellissima. E poi ovviamente abbiamo, come abbiamo lui Cthulhu in persona, cioè i dettagli di queste miniature sono qualcosa di spettacolare, veramente meraviglioso secondo me. Diciamo che secondo la Camon è una delle migliori case di creazione di giochi con le miniature, perché sono qualcosa di veramente, veramente, non lo so, spettacolare sotto ogni punto di vista. Poi abbiamo gli episodi, i 6 episodi, e poi abbiamo altre miniature. Cavolo, quante sono! Guardate un po', non le so tirare comunque fuori, ma sono veramente un sacco veramente, con lo scotch anche di miniature. E poi abbiamo le altre miniature con dei dadi. Ora, se riesco a stirare questo, abbiamo altre miniature con le miniature di gioco degli investigatori curate in ogni dettaglio, i dadi. E poi vediamo un po', si possono anche prendere, no, perché sono tutte quante. Ah, ecco qua. Ora non vorrei fare danno, ma non puoi riuscire a aprirle, che comunque un po' un casotto qui. E sotto qua abbiamo ovviamente altre. Guardate un po' che bello, altre miniature che sono ovviamente hanno un dettaglio veramente spettacolare. E tutte quante molto 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 belle. Abbiamo anche, se non sbaglio, sono gli orri di persecuto, no, il Biachi, questo è un Biachi, cioè, che bellezza di miniatura che è, con ovviamente tutti i vari segnalini per la sanità mentale e quant'altro. E qua poi ci saranno, ora non riesco ad aprire, ma ci saranno sicuramente altre miniature. Tutto qua vuoto, dovrebbe esserci all'interno spiegato di come si dovrebbero mettere a posto le miniature da qualche parte, magari, però me lo sono sognato. No, non c'è, perfetto. Comunque
alla fine avete visto che cioè, sono qualcosa di allucinante. Cioè, abbiamo veramente qualcosa di veramente qualità è quella della Camon, ragazzi. C'è poco da fare. Ora rimetto anche a posto il buon Cthulhu con le sue carte in mito. Ecco. Con questo, con le carte mito e la strega. E sì, avete presente giochi del calibro di Zombified. Ok? Allora, sapete già perfettamente che cosa aspettarvi dalla Camon. E niente, ragazzi, qui probabilmente abbiamo l'episodio con tutto quello che c'è all'interno. Tipo, a questo punto è l'episodio 1, ve l'ho già fatto vedere con tutto quello che serve per giocare l'episodio all'interno, quindi basta soltanto spacchettarlo e allestire il gioco. Comunque, questo è l'unboxing di. C'è veramente un sacco di roba, di Cthulhu Death May Die, le miniature sono fantastiche, anche i tile che dovrò appunto poi aprire sembrano veramente molto molto belli. E ragazzi, poi ci vediamo ovviamente per un tutorial e delle partite e una serie di prove sul tavolo. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento, un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate anche la campanella per ricevere tutte le notifiche e noi ci vediamo al prossimo video. Sempre qua sul mio canale. Ciao!